Anno 2024. La scioccante profezia di Malachia su Papa Francesco. Potrebbe essere l'ultimo, dopo la fine. Nel 1595 il monaco benedettino Arnold pubblica la famosa lista dei 111 motti di Malachia. Ad ogni motto è stato associato un papa. Ecco gli ultimi due motti. Gloria Olivae, che significa gloria dell'ulivo, associato a Benedetto XVI, che nacque il sabato santo in cui l'ulivo è il simbolo predominante. In persecuzione extrema sre sedebit, che significa siederà durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, associato a Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, in carica dal 2013. Dopo il motto In persecuzione extrema stress e debit, l'elenco si conclude con il testo Petrus Romanus, qui pasce toves in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septicollis, diruetur, et judex tremendus judicabit populum suum. Finis. Che significa? Pietro Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni. Passate queste, la città dai sette colli sarà distrutta e il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Fine. Papa Francesco viene da molti non ritenuto un vero papa perché in effetti Papa Benedetto XVI non ha mai abdicato del tutto. L'anno 2024 sarà fondamentale per capire se questa profezia si avvererà, poiché l'attuale Papa regna dal 2013 e ultimamente le sue condizioni fisiche non sono eccellenti. Quello che è certo dunque è che se i motti e le profezie di Malachia fossero vere, siamo giunti all'ultimo Papa oppure al penultimo. Dopodiché, così come è raccontato nell'Apocalisse, la città costruita su sette colli sarà distrutta come Babilonia la Grande. Non ci resta che attendere.